prima giostra del presidente dell'Arezzo Giorgio Lacalla. Sì, sono molto felice di esserci, anche perché martedì sono stato già qua, abbiamo girato per tutti i quartieri, già è stato molto bello, stasera sarà ancora di più. Quindi è un mondo che potrebbe comunicare, quello del calcio e della giostra? Assolutamente, speriamo di sì, perché sappiamo quanto la giostra del Saracino come l'Arezzo è importante per gli aretini. Allora, intanto la gestione è cominciata luglio, adesso guarda, non vedo l'ora che arriva sto 30 giugno, perché sapete quante scadenze che abbiamo onorato, che dobbiamo chiudere tanti cavilli più che altro, e quindi io non vedo l'ora che viene il 1° luglio. Tra l'altro non avete fatto poco, un grande sforzo aver saldato la debitoria sportiva. Adesso dobbiamo con la Covisoc capire ancora che cosa manca, però sono tranquillo perché il più è fatto. Quindi adesso. Però io finché le cose non si fanno del tutto sai come ragiono. Comunque già il primo colpo è arrivato con questo allenatore che è diciamo un occhiello per la categoria. Ripeto, dal canto con la Lega Pro non c'entra nulla. Lui è un allenatore che tranquillamente poteva allenare anche una Serie B da playoff, come ho detto, e quindi siamo molto soddisfatti. E poi la cosa bella è che interagisce benissimo con Pieroni e Testini, e quindi noi adesso dobbiamo ufficializzarsi. Quando ci ufficializziamo saranno anche troppi giocatori forse che arriveranno, perché come ti ho detto le squadre top giovanili vogliono mandarci giovani più promettenti proprio perché c'è Alessandro Dalcanto. Qualche cenno a Moscardelli è arrivato? Su cosa vuole fare? Moscardelli, lui sa quanto tutti ad Arezzo e anche noi li vogliamo bene, sia da un punto di vista del suo valore tecnico come persona. Lui sa che cosa noi dobbiamo fare, perché noi dobbiamo non ripetere gli errori degli anni precedenti. Noi già stiamo facendo un grandissimo sforzo per far sì che tutto vada bene, quindi noi abbiamo una linea che dobbiamo seguire assolutamente.